L'ex Geffin ha coperto il décolleté con una mano mentre ballava e cantava gioiosamente. Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello, continua a far parlare di sé e ad accendere il dibattito tra i suoi fan con delle uscite al di sopra delle righe. Dopo la divulgazione sul web di un video che la riprendeva mentre sbandava con un motorino finendo contro un muretto, la showgirl spagnola ha voluto mostrare a tutti, a modo suo, che sta bene. Innanzitutto, Aida ha postato nuovamente il filmato dell'incidente, chiarendo che è stato girato a sua insaputa da uno sconosciuto, verso il quale ha espresso tutto il suo disprezzo. Subito dopo, invece, ha pubblicato un altro video che la ritraeva in topless, coprendosi con una mano mentre cantava e ballava in allegria, reggendo lo smartphone con l'altra mano. Anche questa volta, dunque, l'ex Geffina ha sorpreso i suoi follower, dimostrando ulteriormente di essere una persona che non ha alcuna remora nell'esprimere liberamente, e in maniera piuttosto originale, il suo pensiero. Aida pubblica un video in topless su Instagram. Quasi come fosse un gesto di sfida verso colui che ha voluto mostrare il suo incidente in motorino, Aida Nizar ha deciso di postare un filmato nel quale dimostra di essere in piena salute. Sono una donna che ha classe da vendere. Ed è per questo che so cadere, ma soprattutto rialzarmi più forte di prima. Queste, in sintesi, le dichiarazioni rilasciate dalla showgirl iberica a margine dell'ultimo video postato su Instagram. Che si sia trattato di un modo originale per rispondere indirettamente alla persona che ha pubblicato il video dell'incidente senza il suo consenso, non è da escludere. Ma vi sono stati comunque moltissimi altri atti estremi come, ad esempio, il bagno nella fontana di Trevi, quando la showgirl spagnola, dopo essere stata raggiunta dagli agenti della polizia municipale che le comminarono una multa, non esitò a manifestare le sue rimostranze anche nei confronti dei vigili urbani. O ancora, è possibile ricordare il suo successivo bagno in un'altra fontana pubblica situata in un'altra città o le numerose sceneggiate nelle varie piazze per riferire al mondo il suo attaccamento alla vita. Con quest'ultima provocazione social, ha voluto probabilmente dare uno schiaffo morale a chi aveva cercato di prenderla in giro diffondendo, senza il suo consenso, le immagini del suo incidente in motorino senza casco. Tutti atteggiamenti che non sono passati inosservati e che, tuttora, non passano inosservati agli occhi degli spettatori.